Signore, buonasera. Ho messo la lucina della. La lucina, cioè, insomma, cioè l'impostazione della videocamera con la luce, il flash, non so come dirlo. Mi sembra. Sì, campane e gente che urla, va benissimo. Insomma, video struccaggio, mi devo fare la doccia. Però non volevo struccarmi prima di farla. E quindi niente, anche perché, perché la volevi fare? Sembravo tipo Lisa, perché volevo struccarmi con voi con questo prodotto, il Garnier Pure Active struccante, purificante, viso occhi, 2 in 1, strucca, purifica per pelli grasse o con imperfezioni. Dunque, io, Polletta, che mi sono fatta fregare, se vuol dire sì, mi sono fatta abbindolare dalla pubblicità molto carina, strucca tutto in un unico, in un periodo in cui non ho voglia di toccare manco un dischetto di cotone. Quindi, in un periodo in cui allora, io sono testarda, fondamentalmente non voglio convincermi a provare l'olio di cocco. Questo è perché non c'è una persona che mi dica che l'olio di cocco fa schifo. No, qualcuna c'è a cui brucia, però tendenzialmente tutte dicono che l'olio di cocco strucchi per. Ho sputato. No, non lo taglio. Non lo taglio, sputato non fa niente. Non c'è una persona, insomma, tutte dicono che l'olio di cocco strucchi benissimo. In un periodo in cui la finivo addirittura a sciogliere il mascara e poi a mettermi il sapore liquido per togliermi il trucco occhi, ho trovato questa pubblicità Garnier e forse la luce è un po' troppa comunque. E niente, per di più, questi delinquenti dicono anche che, senti un po', fa per me? Sì, se la tua pelle è mista o grassa, soggetta a imperfezioni, tra parentesi, eccesso di sebo, pori dilatati, colorito spento, c'est moi, sono io, e cerchi un prodotto per struccare e purificare in profondità viso e occhi in un solo gesto. Presente, in che cosa è diverso? Questo speciale gel schiumoso senza profumo associa l'acido salicilico antibatterico ad agenti struccanti delicati per una duplice azione. Quindi, che cosa dovrebbe fare? Deterge e purifica intensamente, libera i pori dall'eccesso di sebo e dalle impurità per aiutare a prevenire le imperfezioni. Non vorrei dire, ma questa settimana io sono piena di. Non sto dicendo che sia colpa sua, ma su questo sinceramente io ho qualche dubbio ce l'ho, perché un conto sono i brufoli ormonali che te vengono prima del ciclo e sono qua e mi sono usciti, cioè mi stanno uscendo e sono qui. Però io, allora, un brufolo qui, un brufolo qui e un brufolo qui che è enorme, io inizio a pensare che possa essere questo. Non sto dicendo è stato questo, l'ho comprato, la favola dei brufoli, no. Però io continuo a usarlo e continuo a guardarmi in faccia. Diciamo che questo brufolo per il mio viso è strano. Solo questo. Strucca viso e occhi, rimuove le tracce di trucco, compreso quello waterproof, senza sfregare, rispetto agli occhi e non lascia alcun film grasso sulla pelle. Tra l'altro, come si dice, nella pubblicità, se non sbaglio, diceva che aiutava a combattere. Che questo prodotto aiuti a combattere le imperfezioni. Ma quali quelle che ci fa venire lui? quant'è che ho parlato? Vabbè, apro l'acqua calda in modo da andare a sciogliere il mascara. Come mi vedo luminosa! Allora, intanto vi dico che cosa ho sulla faccia. Cipria di Benecos, un po' di correttore, il matitone di Kiko, eyeliner e mascara, oltre un po' di matita per sopracciglia. Quindi ho l'eyeliner, dunque questo eyeliner che è quello di Benefit, si strucca con l'acqua, proprio va via velocissimo. Quando ho l'ombretto sotto, siccome oggi non ho voluto mettere, l'ho voluto mettere sulla pelle nuda, voglio fare proprio la prova con. Perché l'ombretto strucca questo coso, e il problema è sempre quello del mascara. E voglio vedere se strucca anche l'eyeliner sulla pelle nuda o se l'eyeliner magari lasci qualche macchia. Perché veramente con
quando metto l'eyeliner sull'ombretto me lo strucca perfettamente. Cioè, quando io faccio così l'eyeliner di solito se ne viene via. Pensate che tiro sulle maniche. O sul Miss Manga, l'ho già detto, vedete che l'eyeliner già viene via con l'acqua. Questo mi piace molto di questo eyeliner. Allora, ho sciolto il mascara. Ok. E vado una generosa quantità di questo sugli occhi. Lascio l'acqua calda e lo so che si spreca un sacco d'acqua. Mi concentro solo sugli occhi. Mi sciacquo. Allora, dunque, questa è una cosa, ve lo faccio vedere subito prima di struccare il resto. Allora, innanzitutto la matita per sopracciglia c'è ancora, io ho struccato solo qua, quindi questa è una dimostrazione che la matita di Kiko dura un po', cioè poco poco resiste anche all'acqua, ma poco poco. Una cosa che ho notato in tutta questa settimana in cui l'ho usato è questa, guardate un po', vedete? Ora ci sarà qualcuno a cui darà mortalmente fastidio. Vedete qui? Allora, residui di mascara. E guardate qua. Pezzi di mascara dentro l'occhio. Questo me l'ha fatto tutta la settimana. Oggi ho cambiato mascara perché ho usato tutta la settimana quello di Essence. Cioè, invece, devo andare a raccogliermi, guardate, i residui col dito. Lo so che qualcuna di voi starà, qualcuno avrà proprio spento il video, però io ve lo devo far vedere. Cioè, sì, il mascara sembra che me l'abbia tolto, poi facciamo la prova. Ora facciamo la prova labbra, poi facciamo la prova del panno in microfibra. Però cribbio, cioè è brutto se ti entra il mascara dentro l'occhio, eh? E me l'ha fatto tutta la settimana, sia col mascara Essence che oggi col Miss Manga. Quindi non è questione di mascara, perché ho usato due mascara abbastanza diversi. Allora, ovviamente andare a togliere il trucco del viso è è facile, nel senso che ho solo la cipria. Poi vi farò vedere anche più in là, magari con un fondotinta, però mi interessava più che cosa, la mascara. Il mascara e il rossetto, che sono fondamentalmente le cose, specialmente il mascara che è anche l'eyeliner, che magari se ne vanno via più con più difficoltà, perché col panno in microfibra, poi anche i residui di fondotinta eccetera, siamo sicuri che se ne vadano. E intanto io ho tipo acqua dappertutto, anche nel décolleté. Allora, io ho ancora il rossetto qui. Qui, quindi, il rossetto, io ci riprovo. Non stavo sorridendo, eh. Ok. Allora. Adesso prova con il panno in microfibra. Sembra che il trucco l'abbia tolto, cioè così, bello il gruffo, a prima vista il trucco l'ha tolto. Panno in microfibra. Allora, io spero che voi lo riusciate a vedere. Vedete che qua c'è uno. Vedete che qua c'è un'ombra, speriamo che la metta a fuoco l'ombra. Vedete la macchia qui rispetto al rosa?
Ah, saranno i miei occhi? No, no, c'è una macchia qui. E anche qui. Ciò significa che il viso era ancora sporco. E avevo solo correttore e cipria, ok? Quindi questo molto male. D'altro canto mi sembra che il mascara invece era, cioè praticamente quello che doveva togliere meglio l'ha tolto peggio e viceversa. Vediamo, facciamo la prova mascara con il panno impregnato. Sì, ragazze, con il panno impregnato non ci sono residui a parte quello, questo qua che era dentro il mio occhio. Il mascara l'ha tolto veramente, veramente bene. Quindi, cosa posso dire di questo prodotto ad una sola settimana di utilizzo, naturalmente? Posso dire questo, che è tutto il contrario di quello che sembra. Allora, posso dire che l'odore è disgustoso, un odore bruttissimo. Però, insomma, per un prodotto efficace poco ce ne frega, no? Ha un odore bruttissimo, toglie bene l'ombretto, l'eyeliner, almeno quello che ho io, lo toglie benissimo, anche perché si toglie questo, poi si toglie con l'acqua, quindi figuriamoci, anche quando l'eyeliner è soltanto a contatto con la pelle, quindi senza una base sotto, il mascara lo toglie, per quanto ci vogliono due passate, perché qua dice, ci ha promesso una rimuove e ecco viso che rimuove in profondità in un solo gesto. No, in un solo gesto no, eppure io non avevo un trucco pesante, però il mascara lo metto, cioè, ne metto molto di mascara. Però ragazze, non essendoci traccia nel panno in microfibra, significa che pur avendo dovuto fare due passate con questo detergente, con questo struccante, comunque il mascara l'ha tolto tutto e la prova panno in microfibra. Non mente, non mente, almeno su di me. Per quanto riguarda il trucco della pelle, il fatto che lasci qualche traccia ancora, non so se fosse qualche traccia, probabilmente di correttore piuttosto che la cipria, perché insomma la cipria, come quadra bene con Spoil, non è che fosse granché. Magari, boh, ho evitato qualche punto, ma non mi sembra di aver saltato qualche punto, magari era il correttore, non lo so. Comunque, io in ogni caso qualunque tipo di struccante usi, dopo passo sempre il panno in microfibra, quindi mi dà comunque la certezza di avere la pelle pulita. Diciamo che, insomma, Alessandra, che cosa pensi di questo fantastico prodotto? Io penso che, non è che mi sia pentita di averlo comprato, perché comunque nei giorni in cui io voglio struccarmi con l'acqua e il sapone, questo è appunto lo struccante sapone, tra virgolette, a me va bene. L'unica cosa che non mi va bene è questa cosa del trucco negli occhi, cioè del mascara che si scioglie e che mi entra negli occhi. Questo non mi va bene, devo capire come riuscire ad evitarlo. Forse il fatto che io prima sciolga, dovrei provare ad utilizzarlo senza sciogliere prima il mascara, ma mi sembra strano che sia quel gesto a farlo. Questo video è di nessuna utilità per voi, eh? Cioè sappiatelo, è un video, in realtà è un video diario per me, cioè per ricordarmi quali sono le mie prime impressioni e per non ripetere certi errori in futuro probabilmente. Se qualcuno di voi l'ha provato, mi faccia sapere se ha per caso riscontrato questi problemi. Quindi comunque doppio, allora la pelle tra l'altro non tira più di tanto. Sì, mi sento un pochino secca qui, naturalmente, un pochino qua nel contorno occhi, ma che sono le zone che mi si seccano di più. Però vi dico, nonostante abbia fatto due passate con questo prodotto, il panno in microfibra che comunque ti porta via lo strato di sebo, proprio di protezione della pelle, mi sento buone, ecco, mi sento la pelle, mi sento a posto. Per il rossetto c'era tutto, quindi non è che avessi un residuo, c'era proprio tutto. Due passate ci sono volute anche per il rossetto. Non è lo struccante più veloce del West, ecco, guardate,
Guardate. Ma perché? No, bisogna cercare di... Cioè, praticamente i residui non vanno nel pane in microfibra, ma vanno dentro il nostro occhio. No, questa cosa non mi piace per niente. Consigli? Parte quello di buttarlo, dico. Consigli perché, cioè, preferisco avere il mascara sul pane in microfibra che dentro l'occhio, cara Garnier. Va bene. Il tempo a nostra disposizione. Ho sputato di nuovo. Ma che è oggi un lama? Vado a farmi la doccia.